questo libro mi ha scioccato, specialmente perché all'interno vengono narrate 10 sedute analizzate da psicologi, medici e altri uomini di scienza sulle sedute spiritiche che effettuava questa donna. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e non so se vi suonano familiari dettagli come tavolini che si muovono, che si alzano, rumori nella notte, botti, 3 colpi per il sì, 2 colpi per il no, roba del genere. Cosa vi fa venire in mente? Un video di Gianmarco Zagato. No, scherzo, una seduta spiritica ovviamente. Come voi sapete, io sono qui in questi giorni nel CTY, nella casa degli youtubers, insieme ai Pitti, Ghost Hunters di YouTube, insieme a Luca Cati e insieme a Valentina Altanzio. E qui in questa villa pazzesca che abbiamo per il nostro progetto c'è una delle biblioteche più incredibili che io abbia mai visto. Ci sono dei libri che hanno 200 anni, libri che sono unici. E il primo giorno che sono venuto qua, io sono rimasto veramente sbalordito da questa biblioteca. Mi sono messo a guardare a destra e a sinistra. Ho trovato un libro veramente, veramente sconvolgente. Però aspettate, ovviamente tantissimi di voi mi avranno visto usare a tavola Ouija, questo, quello e quell'altro, ma c'è stato un periodo dove lo spiritismo, ossia l'idea di contattare entità spiritiche, era veramente all'ordine del giorno, dove era una cosa che portava veramente moltissime persone a provare. E vi parlo della metà dell'Ottocento, quando la figura del medium si è sviluppata in Italia e in Europa per poi essere portata agli Stati Uniti. I medium avevano il compito e la capacità di connettersi con altre dimensioni, quelle degli spiriti, dei fantasmi. Una delle figure più famose, più importanti del mondo dello spiritismo e dei medium è italiana e si chiama Eusapia Palladino. Questa persona al tempo era la protagonista di tutti quanti i salotti dove venivano effettuate sedute spiritiche ed era anche protagonista di questo libro. Questo libro io l'ho trovato per puro caso qua dentro questa biblioteca, ve lo dico con la pelle d'oca perché ci sono dei dettagli, delle informazioni, delle connessioni con altre cose della mia vita che dopo vi spiegherò, che vi lasciano a bocca aperta. Il caso di questa donna è incredibile, è scioccante. Il libro in questione si chiama Psicologia e Spiritismo ed è stato scritto da Enrico Morselli. Tra l'altro nel libro è anche contenuto l'articolo di morte originale del 19 febbraio del 1929 della morte di Enrico Morselli, l'autore del libro. E ci sono 400 pagine dove il caso di Eusapia Palladino viene analizzato dall'inizio alla fine. Ma la cosa più incredibile è che il suo cognome, Palladino o Palladino, è lo stesso identico cognome di una persona che molti di voi avranno già capito se hanno letto il mio libro Ouija e 12 rintocchi, ossia Costanza Palladino. Nel mio libro Ouija e 12 rintocchi io vi parlo di un'esperienza incredibile che mi è successa e che è fortemente collegata a una leggenda. La leggenda di Villa Mannati, una villa che si trova in Veneto, dove c'era un uomo, un tizio che si chiamava Arturo, questo qua ha ammazzato la figlia e la moglie, insomma un sacco di robe, ma la moglie era una medium e sensitiva e si chiamava Costanza Palladino. Proprio come lei, una cosa incredibile. Io sono rimasto sotto shock, ho scritto immediatamente a mia sorella e le mie cugine e loro mi hanno detto: no, stai scherzando, non ci stai prendendo in giro, non è possibile. Questo libro è un originale dei primi del Novecento, è stato edito nel 1908 e parla del caso incredibile di Eusapia Palladino, una donna sensitiva, famosa in tutto il mondo, che ha lo stesso identico cognome della tizia della leggenda del mio libro Costanza Palladino. Ora ragazzi, credo che questo sia un segno del destino perché sta avendo proprio un cerchio. Forse ne saprete più avanti, però non voglio dirvi altro. In ogni caso, se non avete mai visto il mio libro, so che moltissime persone l'hanno comprato, è stata una cosa incredibile perché ho fatto un tour per questo libro, tutti quanti vogliono saperne di più. Giù trovate il link in info box. Se non l'avete ancora preso, comunque magari fatelo prestato a un vostro amico, però leggetelo perché è veramente incredibile per quanto si collega a questo libro dei primi del Novecento. La protagonista del libro è una donna realmente esistita che si chiama Eusapia Palladino. Aveva origini estremamente umili, era nata a Minervino Murge in Puglia il 21 gennaio del 1984. Lei era rimasta orfana veramente molto giovane. C'è da dire che la sua infanzia e le sue origini sono molto nebulose. Quello che però si sostiene per la maggior parte è che i suoi genitori erano morti quando lei era molto piccola. Sua madre, mentre dava alla luce il secondo figlio, e suo padre, ucciso da dei briganti. Era una persona abbastanza particolare e l'autore del libro, Enrico Morselli,
la descrive immediatamente come psicotica e isterica. Lui stesso dice che aveva una personalità molto particolare quella donna, ma che nonostante tutto era molto intelligente, ma non nel senso di colta, perché era veramente ignorantissima. Lui stesso dice ignorantissima, lo scrive a lettere cubitali, quella donna era ignorantissima. Ma in ogni caso, com'è che lei diventa famosa per essere una spiritista? Quando lei ha 13 anni, a casa sua dei genitori adottivi si effettuavano moltissime sedute spiritiche, un giorno però la medium da forfè, non si presenta. E cosa pensano? Di mettere la figlia 13enne lì a fare una seduta spiritica, non si sa perché. Non si sa per cosa, non chiedetelo. Fatto sta che gli succedono le cose più incredibili. Il tavolo comincia letteralmente a levitare sotto le mani dei partecipanti alla seduta spiritica. Nebbie, forme umane, ombre, oggetti si spostano. Di tutto, in questa seduta succede veramente di tutto, tanto che la fama di lei come spiritista decolla. Viene raggiunto a questo punto a 16 anni da un certo Domenico Borselli, il quale arriva da Londra dicendo: la mia guida spirituale mi ha detto di venire a Napoli, perché lei si era trasferita a Napoli, per incontrare la più grande medium esistente al mondo, Eusapia Palladino. E lui da quel momento diventa il suo effettivo manager. La guida spirituale del nostro Domenico Borselli diventa la guida spirituale di Eusapia Palladino con il nome di John King. La figura di John King a questo punto diventa onnipresente nelle sedute spiritiche di Eusapia Palladino continuamente, perché le sue sedute spiritiche erano eclatanti. La figura di Eusapia diventa talmente famosa da essere chiamata da istituti come quello di Cambridge, di essere chiamata in Polonia, all'estero, in Francia. Tutti quanti volevano incontrarla e assistere a una sua seduta, ma vi parlo di scienziati che sono passati alla storia per scoperte pazzesche, per premi Nobel come Marie Curie, Pierre Curie. Loro partecipavano alle sedute di Eusapia Palladino. La maggior parte di questi scienziati volevano partecipare alle sue sedute per smascherarla, che era lei a spostare i tavoli, che era lei a far comparire i fuochi, perché comparivano anche i fuochi, però non riuscivano. La maggior parte delle persone non è mai riuscita a dimostrare che Eusapia Palladino fingeva. Infatti venivano applicate misure di controllo sempre più rigide durante le sedute, le venivano legate le mani, le venivano legati i piedi alla sedia. Nonostante tutto però, queste entità erano capaci di slegare le corde intorno ai piedi di Eusapia e liberarla. Nel 1982 a Milano, Eusapia viene in contatto con Cesare Lombroso, una persona molto famosa per una delle sue teorie, ossia che i criminali e i pazzi e i ladri e quant'altro avevano tutti quanti tratti di fisiologia molto simili. Sicuramente avrete visto alcuni dei suoi trattati o comunque il suo nome citato in qualche libro di storia, però questa persona di scienza era convintissimo che le sedute di Eusapia Palladino fossero vere, che effettivamente esisteva John King e che lei era in grado di farle evitare attraverso l'entità oggetti. Questo documento è l'originale che scrisse Enrico Morselli dopo aver incontrato Eusapia Palladino. Nel 1901 infatti Enrico Morselli, psichiatra, aderisce al circolo genovese di Minerva, grazie al quale ha la possibilità appunto di assistere a numerose sedute della Palladino e studiarne liberamente le presunte doti medianiche. Si effettuano infatti 10 sedute nel corso della fine di maggio del 1901, dove psicologi e medici assistono alle sedute di Eusapia Palladino. Nel corso di queste sedute vengono effettuate fotografie, vengono tenuti documenti. Qui potete vedere alcune foto di quelle sedute effettuate più di 100 anni fa, dove si vede Eusapia mentre fa levitare il tavolo. Vengono fatte anche delle rappresentazioni di entità, braccia, mani, che si manifestavano durante le sedute. È incredibile quello che è questo libro, veramente raga, io ho i brividi mentre ve lo mostro, perché le sedute rimasero un segreto per 10 anni. Lui infatti, Enrico Morselli, decide di pubblicare tutto quanto 10 anni dopo. E la cosa più scioccante è che ero convinto mentre leggevo questo libro che lui sarebbe stato 100% scettico e contro queste sedute. In realtà quello che lui sostiene è che per il 75% Eusapia Palladino aveva veramente poteri paranormali. Ma cosa dice Enrico Morselli in questo libro? Cosa succede in queste 10 sedute? Delle cose incredibili, delle cose scioccanti, che se non fosse per le foto che io ho visto qui e se non fosse per il fatto che lui è uno psicologo, lo avrei dato per un romanzo. Le sedute partono alla fine di maggio del 1901. Lui per ogni seduta scrive immediatamente dopo quello che succede. La stanza che avevano scelto per effettuare queste sedute ogni giorno era stata organizzata da questo circolo di Minerva, che era fatto di uomini di scienza, medici, dove Eusapia non poteva entrare se non durante le sedute. Queste venivano effettuate a ore varie della giornata.
Però quello che lui dice dalla prima seduta è che qualcosa di incredibile accadeva. La costante di sempre era il tavolo che levitava. Lui stesso dice: seduto vicino a Eusapia, provavo con il gomito a spingere contro il tavolo per farlo tornare giù, e sentivo una forza che mi impediva di farlo. Il tavolo non è che si alzava solamente da un lato, ma si alzava completamente. Era un tavolo rettangolare dove lei era il capo più corto. Quindi anche se lei riusciva a liberarsi perché era legata, come faceva ad alzarlo con le ginocchia, con i piedi, e tenerlo comunque parallelo al pavimento? Questo era inspiegabile. La cosa che poi succedeva tutte le volte erano ombre dietro le tende. A quanto pare dietro queste tende di questa stanza comparivano ombre, uomini, teste, braccia, succede di tutto. Ci sono disegni di queste ombre, purtroppo non ci sono foto, non so il perché, che sono scioccanti. E il fatto era che tutti quanti i partecipanti a queste sedute si sconvolgevano, ma lui non era tanto sconvolto dal fatto che comparivano queste cose, era più sconvolto dal fatto che non riusciva a spiegarsi il perché, cioè com'era capace questa donna di fare queste cose. A quanto pare questa entità, John King, era capace di slegare le corde che tenevano legata le gambe di Eusapia, corde che lo stesso Enrico Morselli dice di aver legato per 7 volte, e queste corde venivano lanciate dall'altra parte della stanza. Oggetti che erano posti nel tavolo nell'arco di 1,5 metri venivano spostati, lanciati, le sedie venivano spostate, la stessa Eusapia levitava. La terza seduta è quella dove Eusapia infatti riesce a levitare per ben 2 volte e alzarsi da 80 cm da terra. Nessuno dei partecipanti riesce a giustificare. Nonostante tutto però, Enrico Morselli dice: io più volte ho sgamato Eusapia fingere. Lui dice che il 10% di quello che succedeva durante le sedute era frode, il 75% però era vero. Il che è scioccante che un uomo di scienza lo ammetta. Veramente raga, è incredibile. Cioè, guardate queste foto, questo tizio qui a fianco è lui, l'autore del libro. 100 anni fa ha pubblicato questo libro qua che io sto tenendo in mano, e 100 anni fa scattavano questa foto di una seduta spiritica. Il tavolo sta levitando sopra di loro, e se c'era abbastanza luce per fare questa foto si poteva anche vedere se il tavolo veniva alzato da qualcuno, e sospetto fortemente che tutti questi uomini fossero collaboratori o comunque dalla parte di Eusapia. Chi gliene fregava? L'idea era in realtà sbugiardarla e far capire a tutti quanti che lei era una falsa millantatrice. Quello che lui giustificava come frode era il fatto che secondo lui ogni tanto lei non aveva effettivamente voglia di fare queste sedute, e per sbrigarsi fingeva, muoveva lei un po' il tavolo. In queste sedute succedono cose pazzesche. Cioè, qui c'è una faccia di un'entità stampata sulla creta, c'è addirittura una mano che è stampata sulla creta, di quanto pare sarebbe John King. È veramente incredibile quello che succedeva durante le sue sedute, e il fatto che lei fosse stata studiata negli Stati Uniti, in Inghilterra, nelle varie università, da moltissimi scienziati, premi Nobel, è scioccante. Probabilmente qualcosa di falso c'era, perché era stata sgamata letteralmente, detta così volgarmente, varie volte negli Stati Uniti, e perse purtroppo molta della sua credibilità. I suoi seguaci sostennero che con il passare degli anni, con l'invecchiamento, perse la voglia di fare queste sedute, perse anche la capacità e l'energia di poterle sostenere, e per mantenere il suo stato economico scelse di passare alla frode. Non lo sappiamo purtroppo. In ogni caso venne sepolta vicino a casa sua, nella sua casa di origine a Napoli, e ancora oggi dovrebbe essere la sua tomba. C'è anche chi sostiene che ancora oggi lo spirito di Eusapia Paladino vaghi per quel cimitero. In ogni caso ragazzi, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate di questo caso incredibile. Io sono ancora scioccato dal fatto di aver trovato questo libro. Per puro caso, vi giuro raga, ci saranno centinaia e centinaia di libri qua dentro. E veramente il fatto anche che sia collegato a quelle cose assurde che sono successe nel mio libro è ancora più scioccante. Se questo video comunque vi è piaciuto, mettete un pollice in su, così so che ne devo fare altri. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video di martedì, il 15, il sabato alle 10:30, e intanto il giovedì, ma questo non lo sa mai nessuno. Vi mando un bacione grande grande, e al mio prossimo video. Ciao!